Il centro diurno integrato psichiatrico di via Vespucci fu aperto qualche anno fa dopo che la ALS di Pescara chiuse la casa famiglia che si trovava di fronte all'ospedale. Ora, dopo l'inchiesta che ha coinvolto la cooperativa La Rondine e il dottor Sabatino Trotta in maniera purtroppo tragica, l'ASL ha intenzione di chiuderlo. Ora, è una decisione che non ha nulla a che fare ovviamente con l'inchiesta giudiziaria. In casi come questi può essere garantita la continuità del servizio psichiatrico, tutelati i 4 pazienti che sono ospitati in questa struttura residenziale nel loro percorso riabilitativo, invece di trattarli come pacchi postali e spargerli chissà dove, magari in strutture private che ci costeranno ancora di più, o magari strutture anche più reclusive, perché questo centro è fatto per fare sì che il paziente possa essere inserito nel contesto sociale urbano della propria città e quindi fare un percorso di riabilitazione secondo gli indirizzi poi della legge Basaglia. La regione, l'ASL, ha già detto al quotidiano Il Centro che ci sarebbero le risorse per garantire ai dipendenti, agli operatori di questo centro di continuare a lavorare, però li vogliono spostare altrove. Non si capisce perché, se lavoravano qui, si occupavano di questi pazienti, venga mantenuto questo centro psichiatrico.